una strada più scorrevole, più sicura nella rete viaria territoriale? Assolutamente sì, l'abbiamo visto già con l'apertura di questo primo tratto, anche se insomma in maniera parziale rispetto a tutta l'opera. Beh, serviva, l'aspettavamo da tempo, dico l'aspettavamo per soprattutto i paesi che abitano insomma a valle insomma dell'intervento, e comunque considerate che questo è il collegamento con le nostre valli, in particolare la Valle Magna e la Valle Brembana, che sono due punti strategici anche per il turismo. Ovviamente senza le infrastrutture è impossibile pensare allo sviluppo dei nostri territori. Questa è la variante di Zogno, sono due pezzi di un grande puzzle e di grande attività dal punto di vista infrastrutturale sulla provincia di Bergamo. Insomma, siamo molto lieti che quotidianamente si possano vedere gli avanzamenti del cantiere.